90, 60, 90. Abbiamo in linea Filippo da Bologna. Salve, pronto? Sì, salve a lei Filippo da Bologna, quanti anni hai? Cosa... Sì, senti, veramente sono di Mazzabotto, in provincia di Bologna. Mazzabotto, sì, celebre. Complimenti innanzitutto a te e al tuo partner, siete bravissimi, talentuosi. Mio partner molto Gidello? Molto simpatici. Il mio partner Gidello o il mio partner Bordone? Tutti e tre. Tutti e tre. Allora, anche Gidellino. Anche Gidellino. Filippo, quanti anni hai? Ne ho 69. 69. E cosa fai a Mazzabotto? Mi illumino di me solo mattina e la sera spengo la luce. È un ermetico, non fare domande. Va bene tra i vostri autori lui. Che cosa hai detto, Giorgia? Che tra i vostri autori, secondo me... Ci sta bene. Un figurone. In quanto anziano è lontano. No, in quanto è saggio, persona poetica. Saggio, è poetico. Scusa, sono disturbata dalla mosca. Filippo, hai un posto come autore tra noi. Raccontaci di quella volta che hai versato lacrime di coccodrillo, Filippo. Sì, a casa di amici a Milano, cena, dovevo portare salame milanese. Lo assaggio, me lo mangio tutto. E ovviamente poi quando arrivo dagli amici, messo e desolato... Ah, il cane mi ha mangiato il salame, ma mi restituirà i soldi. Il cane mi ha mangiato il salame come il cane mi ha mangiato i compiti, sì, una scusa che si sentiva negli anni Ottanta. Alice da Ravenna. Ciao. Ciao Alice. Volevo fare un saluto anche ai vostri ospiti, anche alla signora Giorgia Meloni, ma soprattutto a Mavicelli, perché hai dimenticato di dire una cosa. Lei era la signora Emilia Falcon in Vivere. Vivere, ma stai Vivere. Scherzando, nel mitico Vivere che purtroppo hanno chiuso, vero Mavi? Sì, era girato sul lago di Como. Era girato sul lago di Como. Sì, Centovetrina c'è, Vivere non c'è più purtroppo, ma Mavi lavora sempre, ancora. Sì, lei voglio salutare perché era una fan di Vivere. Ecco, infatti, hai visto che allegria. Ancora ti ricordi di quelle belle scene sul lago di Como, nella locanda? Sì, ancora in onda. Nella locanda dei signori. Nei locanda dei Bonelli che salutiamo. Allora, Alice da Ravenna, raccontami di quella volta che hai versato lacrime di coccodrillo. Allora, ho strisciato l'auto di mio marito, temendo poi dei suoi rimproveri, rimbrotti, ho inscenato una crisi di panico, pianti di varie origini, e ha funzionato perché di solito è lui che, insomma, toccato dal mio disperarmi, mi ha consolato. Brava, vedi, gli uomini comunque alla fine sono sensibili anche se gli strisci la Siete macchina. Siete delle truffatrici.